Quando è stata scelta questa data, non sapevo che c'era la partita del Bologna. Però, se devo dire la verità, questi due appuntamenti insieme, perché in fondo questo è per la prima volta la proiezione di Bologna e Lovio di fronte a un pubblico, pubblico del cinema, cioè, perché la prima proiezione qui a Modernissimo aveva visto la presenza di attori, cantanti, di registi, di scrittori, filosofi, anche qualche testa di cazzo. Però, insomma, stasera in fondo è una prova, perché il film, attraverso i miei occhiali, vede a distanza di parecchio tempo, perché purtroppo, come voi sapete, ho compiuto i 59 anni ieri l'altro. E quindi la mia è una visione di un abitante, la visione di un inquilino di questi 39 chilometri di portici, un adoratore di pietre che ormai conosco tutte per nome, di angoli, di ricordi, e la sintesi che ho tentato di fare insieme a Pierpaolo Paganelli è una sintesi che non so quanto possa soddisfare il 100% di voi, perché sono dei punti di vista che sono storici, politici, filosofici, esistenziali, e comunque Bologna I Love You è un titolo che è sgorgato spontaneamente, ho copiato il cuore